Si tratta di interventi complessi che ridisegnano il comune di Gussola all'insegna di un recupero urbanistico di intere aree e di una conversione verde di edifici pubblici grazie alla possibilità di produrre energia solare. Così l'amministrazione procede spedita nel completamento delle ultime opere e già prima di Natale i cittadini potranno contare sulla nuova ciclabile che collega Piazza Comaschi all'Argine Maestro e sul nuovo polo sportivo. Siamo in via d'arrivo su tutto finalmente. La ciclabile di Via Madonnina, che ha avuto, diciamo, i suoi trascorsi purtroppo turbolenti sull'anno passato, adesso abbiamo appena ultimato la riqualificazione del manto stradale della via, quindi completa, compresa anche tutta la parte della piazza Comaschi, quindi è tutto stato rinnovato quello che è il centro, diciamo così, abitato, il centro del paese. E a giorni verrà effettuata la piantumazione appunto della parte verde delle aiuole presenti sulla ciclabile e anche la posa di illuminazione pubblica si auspica a fine mese o i primi giorni di dicembre della nuova illuminazione pubblica LED appunto per quanto riguarda Via Madonnina. Per quanto riguarda il polo sportivo, a parte il palazzetto con la palestra scolastica che hanno subito un intervento importantissimo di riqualificazione che appunto era stato ultimato ad aprile, abbiamo ultimato, stiamo ultimando con qualche dettaglio e in teoria la prima settimana di dicembre vi è la chiusura definitiva con l'eventuale inaugurazione di tutto quello che è il comparto del campo in sintetico nuovo, di nuovi accessi appunto sia per i posteggi che per gli accessi a battimento barriere architettoniche per quanto riguarda le due palestre e anche appunto il nuovo accesso diretto dalle scuole al campo sportivo nuovo in sintetico. Siamo dei livelli veramente alti come strutture per quanto riguarda l'efficienza energetica degli immobili, in questo caso pubblici. Siamo partiti dal 2014 quando siamo insediati che avevamo 0 kW prodotti con fonti rinnovabili e ad oggi siamo a 120 kW già.